Mi chiamo Riccardo Pedrazzoli Bonvecchio, sono un architetto, dal 2018 ho uno studio a Trento che si occupa di progettazione architettonica urbana e sono il progettista del complesso residenziale Gorizia 30 a Trento. Il lotto su cui è stato costruito il progetto era parte del sedime di un'impresa di costruzioni che si era insediata nel quartiere negli anni 40 dello scorso secolo, quando il quartiere ancora non si era formato. Quindi quando poi, decenni dopo, l'impresa è stata chiusa e gli edifici sono stati demoliti, quello che è rimasto era un terreno edificabile, vistosamente anomalo per proporzioni rispetto ai lotti dei condomini circostanti. Quindi la prima sfida in fase di progettazione è stata proprio a livello di definizione delle masse, perché l'obiettivo era di ottenere un oggetto che non fosse palesemente fuori scala rispetto a quello che gli stava intorno. Alla fine la soluzione che è risultata più convincente e anche più fascinosa è stata quella di due corpi gemelli, identici fra loro, e presi singolarmente di proporzioni simili a quelle degli edifici circostanti, che però erano sfalsati, giustapposti ma sfalsati, di modo che valevano come un edificio unico da un punto di vista formale, ma nel colpo d'occhio d'insieme invece apparivano come due corpi distinti. Dal punto di vista della composizione architettonica c'è stata la scelta di questo involucro a griglia che avviluppa entrambi i corpi di fabbrica omogeneamente senza soluzione di continuità, che aveva delle ragioni formali ed estetiche ovviamente, ma anche funzionali, perché permetteva una riconfigurabilità pressoché infinita degli spazi interni. Questo è un edificio residenziale per appartamenti, si sapeva che l'organizzazione interna sarebbe cambiata chissà quante volte in fase di commercializzazione. Questa organizzazione dello schema di apertura esterno permetteva di cambiare l'interno tutte le volte che si voleva senza per questo intaccare il colpo d'occhio della facciata. Dopodiché la scultura architettonica si è venuta a formare quando c'è stata questa intuizione di tagliare la copertura scolpendo gli angoli e creando quindi questo movimento nella parte superiore che ritaglia il cielo e si mette in comunicazione con lo skyline circostante anche il paesaggio lontano. La scelta del materiale per l'involucro è stata vincolata dalla necessità di usare la stessa finitura per le pareti verticali e per le falde. Il nostro installatore ci ha mostrato il catalogo di Stackbond distribuito dal PEVA. E abbiamo individuato una finitura che faceva al caso nostro, nel senso che non era un colore solido, piatto, né troppo vistosamente metallizzato, richiamava per certi versi il metallo, le finiture in alluminio anodizzato, in ottone dell'architettura degli anni 50, 60, 70, architettura moderna dell'epoca d'oro. E in qualche modo l'intero quartiere che circonda era pieno di queste finiture, per cui rivestire l'edificio con un colore del genere era anche un modo per citare l'epoca di costruzione del grosso degli edifici circostanti, creando un po' un link anche emotivo con quel periodo. I vantaggi della soluzione con pannelli compositi in alluminio si sono visti, nel senso che il sistema tecnologico funziona e la possibilità di tagliare sartorialmente tutti i pezzi prima dell'installazione ci ha permesso di riassorbire alcune incongruenze a livello di dimensioni derivanti dalle fasi di lavorazioni precedenti. E dopodiché un aspetto molto interessante del materiale, di questa specifica finitura che abbiamo scelto, è che è cangiante, per cui è riflettente, ma fino a un certo punto ha poi un certo suo grado di opacità. A seconda delle ore della giornata, il colore del materiale sembra cambiare, anche se in realtà è sempre la stessa finitura.